Test finiti da sabato, pala Pertini ore 21, la Nico Basket Ponte Buggianese si ritufferà nel campionato di Serie A2 per la seconda stagione consecutiva. Per l'occasione le rosanero del nuovo coach Luca Andreoli affronteranno l'High School Roma. La formazione del presidente Massimo Nerini è cambiata grazie a 4 nuovi innesti. La play Veronica Perini, le ali Lucia Puccini e Carolina Pappalardo, quest'ultima di ritorno in Italia dal campionato di Serie A belga, e l'ala cieca ma di nazionalità italiana Clara Pocobrasca. 5 le conferme, la capitana Diletta Nerini, Maria Lazzaro, Sara Innocenti, Sara Giari e Angela Mariotti. L'organico sarà completato da alcune giovani provenienti dal vivaio. Test esauriti, si arriva al campionato, come ci arriva la Nico Basket? Arriviamo dopo un ottimo weekend, abbiamo vinto un torneo a Bolzano di buon livello, giocando una finale in maniera, diciamo, buona per essere a un mese dall'inizio della preparazione. Sappiamo che abbiamo ancora un mese di lavoro da fare per arrivare pronte a novembre, adesso sarà un mese di rodaggio e vediamo come andrà. Ecco. Facendo debiti scongiuri a livello fisico, come ci arriva la squadra? Diciamo che arriviamo in condizioni medio buone, abbiamo solo fuori Innocenti ancora per qualche mese, però le altre ragazze stanno abbastanza bene per il momento che è la stagione. Ecco. A partita di sabato, cosa ti aspetti dalla tua squadra e che tipo di avversari affrontate? Innanzitutto affrontiamo una squadra molto giovane, dove ci sono tutte ragazze di talento prese in giro per l'Italia per lavorare costantemente sui fondamentali durante l'anno. Noi dobbiamo fare una partita di grande energia e a migliorare minuto dopo minuto della partita la nostra costanza nell'arco dei 40 minuti, che al momento è arrivata a 25-26. Dobbiamo aggiungere quei 14 minuti che ci possono permettere di competere con tutte le squadre del campionato. Ecco. Più difesa, più fase offensiva la tua? Ovviamente più attacco, perché è quello che le ragazze si divertono a fare, è quello che si diverte il pubblico. Un bambino inizia a giocare per far canestro, non per difendere. Ecco. Che idea ti sei fatto per quel poco che hai visto di questo girone di Serie A2? Beh, estremamente competitivo, ci sono tutte squadre agguerrite, vediamo, sono tutte squadre molto, molto lunghe, profonde, noi siamo un pelo corti quest'anno, però siamo sicuramente molto competitivi e vogliosi di vincere. Prima avevi fatto una scelta quasi di vita, poi sei ritornata in Italia. Sono stata in Belgio 2 anni e dopo questi 2 anni, insomma, è stata una bella esperienza, assolutamente, però ho detto che era il momento di tornare a casa in un certo senso, comunque in Italia. Che cosa ti ha convinto a venire alla Nico Basket? Allora, innanzitutto, seguendo un po' il campionato anche da lontano, e avevo visto già l'anno scorso la squadra come era messa, e poi parlando, visto che c'erano stati alcuni cambiamenti nello staff, nella squadra stessa, ho visto che poi, insomma, parlando con Luca Andreoli, insomma, ho pensato che ci fossero tutti i presupposti per fare una bella stagione e un bel rientro in Italia. Cosa ti sembra da queste prime battute, da questo precampionato? Allora, da questo precampionato posso dire che stiamo andando, cioè, oltre le mie aspettative, stiamo giocando bene, ci stiamo imparando a conoscere e secondo me ci possiamo togliere davvero qualche bella soddisfazione tutte insieme. Che cosa avete preparato per sabato? Che cosa conoscete di Roma? Allora, sappiamo che sono una squadra molto giovane e finora ci stiamo concentrando più sulle nostre cose ancora che a vedere gli altri, diciamo, quindi siamo più puntati, ecco, più orientati a giocare bene, a fare il nostro, più che a impedire agli altri di fare il loro. Sono curioso, che cosa hai trovato in Belgio? Che livello c'è? Il tipo di gioco è molto diverso. Come livello, diciamo, era poco equilibrato. C'erano molte squadre che erano, diciamo, al pari di una 1 italiana e alcune che erano come una 2 di qua. Anche se ancora il livello della 2 di italiana lo sto, diciamo, pian piano scoprendo. Però, insomma, sì, era una buona via di mezzo, possiamo dire. Alla fine della stagione, al di là dei risultati, saresti contenta se? Se all'ultima partita non avrò nessun rimpianto e non avrò nessuna cosa di dire, avrei potuto fare di più in quella situazione. Intanto, ben arrivata, cosa ti ha convinto a venire alla Nico? Un po' di fattori, stimoli nuovi, perché comunque erano diversi anni che giocavano nella stessa società e gli obiettivi che hanno, poi anche la squadra che stavano allestendo era interessante, quindi un po' di cose, anche il fatto di venire in Toscana per il lavoro del mio ragazzo, quindi sono stati diversi fattori.
Bisognerà vedervi all'opera in campionato, che è tutta un'altra cosa, però per questo precampionato che ti sembra? Bene, sono contenta, secondo me abbiamo buonissime potenzialità, poi siamo ben amalgamate, abbiamo tutte tanta voglia di fare bene, di darci per la squadra, ognuno pensa a fare bene con le compagne, quindi secondo me sono buoni i presupposti. Cosa ti aspetti da questa Serie A2 per la squadra e per te? Per me di confermare quello che ho fatto gli ultimi anni a Civitanova. Comunque è diverso giocare nella stessa società dove hai tutta la fiducia, tutta la sicurezza, e cambiare posto dove non ti conoscono, quindi confermare le stesse cose che ho fatto a Civitanova. Per la squadra io ho sempre obiettivi alti, devo avere sempre obiettivi, altrimenti non ho stimoli. E secondo me possono essere alti questi obiettivi, quindi ogni partita devi pensare a vincerla con chiunque giochi, poi vediamo dove arriviamo. A fine stagione, al di là dei risultati, saresti contenta se? Se abbiamo raggiunto il massimo che potevamo raggiungere come squadra. Adesso ancora non abbiamo visto tutte le squadre, quindi non sappiamo il livello. Magari a fine del girone d'andata potremmo sapere qual è la nostra posizione in classifica, che ci aspetterebbe, e vediamo se la rispettiamo, se arriviamo lì, dove possiamo arrivare.